Lavori frutto di classe ed eleganza pronti a dialogare tra loro in un percorso coinvolgente. Fino al 23 febbraio il Chiostro del Bramante accoglie le circa 45 opere tra dipinti, disegni e incisioni che costituiscono la mostra intitolata Bacon, Freud, la scuola di Londra. Curato da Elena Crippa, l'allestimento reso possibile dagli importanti prestiti concessi dalla Tate Gallery riunisce parte del repertorio di Francis Bacon e Lucian Freud, capace di imporsi in Inghilterra senza dimenticare autori come Michael Andrews e Frank Auerbach, nati sempre nella prima metà del Novecento. Per la prima volta in Italia vengono rappresentati e presentati insieme due giganti dell'arte contemporanea, Lucian Freud e Francis Bacon. Un confronto unico, interessantissimo, al quale Elena Crippa, la nostra curatrice, ha dato una visione molto dinamica e molto esplicativa di quello che era il lavoro di entrambi all'epoca, contornato poi da quella che si chiama la Scuola di Londra, che alcuni vogliono invece chiamare la Squadra di Londra, proprio perché erano un gruppo di artisti molto compatto che lavoravano insieme e si confrontavano continuamente. Quindi il Chiostro del Bramante mette luce su un periodo storico, artistico, contemporaneo fondamentale per il Novecento. Se Bacon e Freud sono riservati gli ambienti che aprono idealmente l'esposizione, proseguendo nel cammino si possono ammirare alcuni dei capolavori confezionati dagli stessi Andrews e Auerbach, oltre che dal britannico Leon Kossoff e dalla portoghese Paola Rego. A metà tragitto spicca poi il contributo filmico di Enrico Maria Artale, intitolato The Naked Truth, con la colonna sonora a cura del complesso musicale romano dei Mocadelic.